Bene, eccoci tornati in studio. Allora, adesso iniziamo a vedere un po' quello a cui accennava prima Michele Boato in studio, quelli in pratica che potrebbero essere stati gli effetti di questo voto. Già in precedenza una parte dei deputati americani avevano fatto pressione affinché si limitassero le spese per questa guerra. Ricordiamo che ormai siamo quasi al nono mese di guerra e di miliardi ne sono stati tirati fuori parecchi, non solo dagli Stati Uniti ma anche dall'Europa, in armamenti, in aiuti e quant'altro. Allora c'era questa posizione ferma di Zelensky del non voler trattare finché Putin non si fosse ritirato. Allora in questa settimana ci sono stati un po' delle voci e delle dichiarazioni che hanno, come dire, smosso un po' le cose, anche se non si riesce a capire bene se siano voci vere, perché tutti quanti dicono e poi c'è qualcun altro che smentisce. Ascoltiamo. Prove di pace Kiev-Mosca? Sì, no, forse. Nessuno sta forzando l'Ucraina a intraprendere un negoziato infruttuoso o nell'accettare ultimatum della Russia. Lo ha precisato Mikhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, intervenendo sulle recenti dichiarazioni di Mosca e di Washington sulla possibilità di aprire le trattative per mettere fine a un conflitto sanguinoso iniziato quasi 9 mesi fa. Secondo Podolyak, in questo momento Kiev sta vincendo la guerra, per cui non avrebbe senso sedersi a un tavolo per negoziare la pace. L'Ucraina accetterà di trattare solo dopo che la Russia avrà ritirato le sue truppe da tutti i territori ucraini, compresi quelli occupati dal 2014. Ad aprire uno spiraglio, però, sulla possibilità di avviare le trattative era stato il vice ministro degli esteri russo, Rudenko. La Russia non pone condizioni preliminari per dare il via ai negoziati, tranne che Kiev dimostri buona volontà. Nel tentativo di arrivare a un accordo tra le due parti che possa mettere fine al conflitto, la Russia sembra puntare su un mediatore di un certo calibro, Papa Francesco. Il pontefice, secondo fonti russe e la diplomazia vaticana, starebbero lavorando a una soluzione per contribuire alla fine del conflitto in Ucraina. Rudenko ha smentito invece la ricostruzione fatta dal Wall Street Journal, che aveva rivelato di colloqui tra la Casa Bianca e i consiglieri per la sicurezza di Vladimir Putin, ma Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, aveva invece confermato di aver aperto delle linee di comunicazione con Mosca, soprattutto per scongiurare una escalation nucleare. Lo abbiamo fatto quando è stato necessario chiarire potenziali malintesi e cercare di ridurre i rischi e ridurre la possibilità di catastrofi come il potenziale uso di armi nucleari. Quanto siano attendibili queste parole è tutto da capire, ma è innegabile che qualcosa si sta muovendo, una piccola apertura c'è sulla spinta di una situazione internazionale dove gli Stati Uniti sono alla ricerca di un dialogo. Tra colloqui telefonici e richieste di ammorbidire la linea, Washington sta cercando di arrivare a una soluzione per evitare, da una parte, una devastante escalation nucleare e dall'altra per far sì che il conflitto non si trascini troppo a lungo, con inevitabili conseguenze tragiche per l'Ucraina, ma anche per tutto l'Occidente, Europa in primis, precipitata in una crisi economica ed energetica dagli effetti che potranno essere pesantissimi e imprevedibili. Ma intanto il conflitto va avanti tra bombe, morti e città ucraine senza luce né riscaldamento. E siamo alla vigilia dell'inverno. Allora, la cosa che lascia più depressi è l'assenza totale dell'iniziativa europea. L'Europa non esiste, dai soldi, dice addirittura, come hanno detto gli inglesi, andiamo a bombardare anche in Russia, cioè pazzia pura, Johnson, pazzia pura, e l'Italia che c'è cincischia, che non si sogna di dire non mandiamo più armi, perché chi lo dice, Conte e pochi altri, è pazzo, è uno che vuole la morte degli ucraini, eccetera, eccetera. E un respiro di sollievo vedere un po' queste situazioni negli Stati Uniti e anche in Russia che si cominciano ad equilibrare, no? Le colombe ci sono anche in Russia come ci sono negli Stati Uniti, hanno avuto poca voce negli Stati Uniti,
zero voce in Russia, cioè solo manifestazioni a Pietroburgo, ma non grandi voci ufficiali, a parte quella bravissima giornalista che è andata lì col cartello, straordinaria, a dire vi stanno dicendo bugie, che lei da sola ha fatto più di 100 manifestazioni. Anche negli Stati Uniti, bipartisan, qualcheduno fra i democratici, come l'Alexandra che dicevo prima, e qualcheduno fra i repubblicani, l'estrema sinistra da una parte e l'estrema destra dall'altra, ma entrambi a dire smettiamola di fare questa guerrafondai. Adesso c'è questa storia di Papa Francesco, e voglio dirla, l'ho già accennato un'altra volta, ricordiamoci la precedente crisi, quella del 63, il missile a Cuba, e anche se non si continua a dire, il peso reale dell'iniziativa di Papa Giovanni allora, attraverso Fanfani, attraverso Bernabei all'ONU, attraverso Kennedy cattolico e attraverso la figlia di Khrushchev che era andata in visita l'anno prima da lui per portargli il premio Balzan per la pace dato a Mosca. E ricordiamoci che questa cosa qua fu fondamentale, perché ce lo dicono gli storici americani che fanno la storia adesso, quanto quel discorso che fece radiofonico Papa Giovanni incise su Kennedy, cattolico. Incise proprio, si fermò in quel momento. Cioè, voi avete la responsabilità di una strage. Una frase così, detta a un cattolico, detta anche a Khrushchev, che non era assolutamente un guerrafondaio, era sicuramente molto meno guerrafondaio di Stalin che l'aveva preceduto, ha avuto un peso enorme. Poi hanno lavorato tutte le diplomazie, hanno lavorato tantissime persone, e poi venne la Pacem in Terris, che spiegò in una enciclica esattamente cosa aveva detto nelle comunicazioni interne Papa Giovanni, che non se ne fregava niente di parlare solo ai cattolici, parlava agli uomini di buona volontà. Io penso che Papa Francesco sia già in questo momento, lo penso, non lo so, ma lo penso sia già all'interno di questo tipo di ottica, e ne sarei felicissimo se fosse vero. Ma speriamo che ottenga il risultato che ha ottenuto Giovanni XXIII. E speriamo. Soltanto che ci troviamo in un altro momento dove perché Giovanni XXIII visse quella seconda guerra mondiale e la visse in prima persona. La stessa cosa successe con Khrushchev. Khrushchev riuscì a resistere all'invasione tedesca a Stalingrado e l'ha visto la tragedia di una guerra. E la stessa cosa l'ha vista anche Kennedy, perché è stato anche lui militare e ha avuto un naufragio con grosse conseguenze anche di salute, perché Kennedy era estremamente ammalato. E questi qua sono testimoni di quella. Oggi questi testimoni non ci sono più. No. Quelli che stanno decidendo in questo momento non sanno nemmeno quello che stanno facendo, perché non hanno percezione di quello che sta succedendo. Giusto, Poli? Senz'altro. La prima vittima delle guerre è la verità. Noi è difficile riuscire a dire cosa sta succedendo nelle diplomazie, lo verremo a sapere 60 anni dopo, come siamo riusciti a sapere o si suppone di quello che è successo con la crisi dei missili a Cuba. Noi sicuramente il Papa ha preso delle posizioni molto coraggiose, molto precise, riuscendo a condannare l'invasione russa, ma anche l'espansionismo della NATO. E non posso che concordare con Michele Boato sul fatto che dell'assoluta assenza dell'Europa e dell'Europa come unione, ma anche come ciascun paese europeo che non è riuscito a prendere una posizione che fosse che si potesse discostare almeno un poco da quella americana, che combattono una guerra lontana per procura senza con questo a molti chilometri di distanza
avendone addirittura quasi dei vantaggi economici piuttosto che dei danni. Teniamo conto che paesi come la Germania sono dei giganti economici, ma sono dei nani dal punto di vista politico e militare. Dal punto di vista militare chi conta veramente sono sempre e soltanto gli Stati Uniti e il Regno Unito, che hanno un vero esercito, e la Francia. L'Italia e la Germania dal punto di vista militare sono debolissimi e quindi anche nella politica estera, quando succedono questi, la politica estera, diciamo, di guerra, di conflitto come con l'Ucraina. Questa è una grande debolezza dell'Europa, perché la Germania non ha preso una posizione che fosse una, l'Italia meno che meno, e quando invece sarebbe stata l'unica, sarebbero stati gli unici possibili mediatori. Per fortuna interviene il Papa. Io mi auguro che succeda così come ha detto Michele, che si crei sotto, diciamo, dietro le quinte, al di là dei linguaggi retorici, guerrafondai, eroici che mi fanno veramente ribrezzo, almeno che si possa portare avanti una cultura della pace. Certamente, per la nostra generazione, che è vissuta sempre nella pace, sempre pensando che le guerre non fossero la soluzione dei problemi, trovarsi in questa situazione. Io sono assolutamente scandalizzato, è una delusione della mia vita più profonda questa guerra. Io che ho conosciuto bene anche la Russia e ho conosciuto bene gli Stati Uniti, posso dire che mi sembra una cosa veramente di una vergogna, io provo vergogna per loro, per noi, per tutto il mondo, di questa guerra, che tra l'altro viene combattuta con dei criteri da prima guerra mondiale, da seconda guerra mondiale, ma neanche una guerra, diciamo così, moderna. Sembra che sia bella una guerra moderna. Ecco, è una guerra. Speriamo che il Papa possa avere questa capacità. 100.000 morti russi e 100.000 morti ucraini, fra i soldati, solo fra i soldati. Sì. Una cifra enorme. Attenzione, c'è una divisione nazista che porta la bandiera con la croce uncinata in Ucraina. Questa è stata finanziata dalla Germania da molto tempo, così come sono state finanziate dalla Germania molte altre cose. Hanno creato questa guerra perché i Sudeti era una delle rivendicazioni di Hitler. E i tedeschi sappiamo, come diceva anche Churchill, se gli dai un fucile prima o dopo ti spara in testa. Quindi non tornano indietro. La Francia ha tutto l'interesse che le cose vadano in questa direzione. L'Italia è succube della politica estera germanica, e soprattutto gli Stati Uniti in questo momento fa comodo perché riescono a vendere quel petrolio che altrimenti non venderebbero, il gas che non riuscirebbero a vendere. Quindi diciamo che siamo noi dei poveri conigli, e a destra e a sinistra abbiamo una tigre e un leone. Però tornando al discorso di Cuba, c'è un piccolo dettaglio che non si racconta mai, che sarebbe tempo di raccontarlo, che l'America di Kennedy non rischiava nulla. Quando i generali se la prendono con Kennedy perché non vuole fare l'attacco, perché l'America in quel momento non rischia nulla, non ci sono a Cuba missili preparati per colpire l'America con gli Stati Uniti. Invece in Europa ci sono circa 300 missili Jupiter schierati in Germania, in Turchia, in Italia, in Turchia e in Iran. Se ci fosse stato un minimo movimento negativo da parte di Khrushchev, sarebbero partiti tanti di quei missili con testate nucleari, ma non quelle di adesso che sono tattiche, ma quelle veramente esplosive, che la Russia in questo momento non ci sarebbe stata più. Allora, diciamocela tutta, perché i generali ce l'avevano con Kennedy? Perché Kennedy non ha fatto la mossa del cavallo
e poteva vincere assolutamente mettendo la Russia in crisi. Poi sono nati i missili intercontinentali, allora naturalmente si è equilibrato un certo tipo di diciamo aggressività da parte dei russi, dei sovietici e da parte degli americani. Ma in quel momento il rischio non era per gli americani, non per l'Europa. L'Europa avrebbe sofferto chiaramente l'attacco dei missili russi e noi eravamo a rischio, certo. Non l'America. L'Italia. Ecco, per dare un senso equilibrato a quello che è successo nei missili di Cuba. Quindi ringraziamo il Papa. Ma il Papa sarebbe stato uno dei, diciamo, degli obiettivi missili sovietici. Intanto, è per questo che poi Fanfani spingeva sul Papa e il Papa ha fatto quello che ha fatto. Proprio per questo motivo qua, perché l'Italia era il maggior rischio che si subiva, era lì, e anche perché avevano messo i missili da poco lì a Gioia del Colle, insomma, in Puglia, e questo era l'elemento. No, in Puglia, c'eravamo qui a Aviano. A Aviano c'erano avevamo sempre stati. A Aviano, ma i missili con le testate atomiche. Ma erano appena arrivati quelli nuovi a Gioia del Colle, e questo fatto assieme alla Turchia ha fatto scattare l'allarme in Italia enorme proprio. Certo, quindi c'era Turchia, Iran, Italia e la Germania e che la aveva Germania, i missili. Quindi eravamo noi che rischiavamo. Altro che. L'America non rischiava nulla. Anzi, i soldati americani, i generali americani avrebbero voluto che si scatenasse una cosa di questo genere per chiudere a modo loro la guerra fredda. Va bene. Allora, fortunatamente diciamo, non è stato all'epoca così. Sì, non è stato così, e fortunatamente diciamo, il presidente americano e il presidente sovietico diciamo, hanno scelto una via. I due presidenti non avevano lo stesso livello. In quel momento chi aveva le chiavi in mano era Kennedy. Khrushchev avrebbe soltanto sofferto una guerra di questo genere. Che ha preteso Kennedy che il fatto che lui immediatamente, il giorno dopo, ha tolto le testate dalla Turchia, il giorno dopo di quel patto fatto, ha preteso però che Khrushchev non lo dicesse a nessuno al mondo. E Khrushchev non lo ha detto. Si è saputo, 20 anni dopo si è saputa questa cosa. No, ma allora i missili Jupiter erano vecchi per gli americani, perché avevano già i missili intercontinentali, per cui togliere i missili dall'Iran, che l'Iran era una nazione a rischio, la Turchia lo stesso, perché non avevano un governo stabile a quell'epoca, quindi il rischio era molto elevato. Togliere i missili dall'Europa e dalla Turchia ed anche dall'Italia, che c'era un partito comunista abbastanza, diciamo, agguerrito, per gli americani è stato meglio. Erano ricoperti con missili intercontinentali, quindi hanno fatto finta di accettare questa cosa, è una versione, ma erano ampiamente ricoperti a livello strategico. Questa è una versione che toglie peso, diciamo, alla scelta di Kennedy, che invece io penso che sia stata guardi, forte. Guardi, per togliere tutti quei missili sicuramente non è che andassero sui giornali, ma i generali sapevano, perché sono loro che gestiscono lo spostamento, quindi non poteva essere un segreto a livello militare. Perché chiaramente loro avrebbero dovuto spostare. Era l'opinione pubblica che non doveva saperlo. Ma no, l'opinione pubblica in quel momento. Gli elettori americani non dovevano saperlo, questo era il punto. Gli elettori americani non dovevano sapere che Kennedy aveva accettato di togliere. Perché? Tutto sommato poi hanno ammazzato Kennedy e hanno messo su Johnson. Dopo. Gli americani sono molto pragmatici. Va bene. Un anno più tardi hanno risolto la cosa, fatto lo stesso, togliendo dai piedi il presidente, purtroppo. Kennedy, purtroppo. Che doveva incontrarsi con Mattei. Con Mattei, certo. E quindi questa è la storia che conosciamo, anche nei suoi aspetti, diciamo, più nascosti. Allora, ci fermiamo qui per quanto riguarda questa parte della trasmissione. Ringrazio i nostri ospiti che ci hanno accompagnato, Michele Boato. Io volevo fare un annuncio. Sì. E facciamo pressione su tutti i nostri politici contro questa storia delle trivellazioni in Adriatico. Perché questo discorso del parallelo 45 che arriva fino alla foce del Po di Goro vuol dire che il Polesine è condannato un'altra volta. È lì
è lì davanti quel pezzo che loro vogliono di nuovo trivellare, è lì davanti, non è Venezia, ma è tutto il Polesine. Non possiamo permetterci questa cosa. Abbiamo già sentito Zai, abbiamo già sentito persino Calderoli, ma non basta, ci vuole una presa di posizione molto più forte. Abbiamo coraggio di fare pressione su tutti i partiti e su tutti i nostri esponenti del Veneto, perché altrimenti questa storia va avanti. L'hanno detto e ridetto, il ministro Urso l'ha ridetto anche oggi, comunque noi andremo avanti. È una cosa molto pericolosa. 4 metri di subsidenza nella zona di Porto Tolle, ci sono 4 metri. Certo, ma teniamo presente che verso il 1600 c'è stato un terremoto che ha spostato il percorso del Po di 45 km, che poi nella Val Padana, che sembra una valle tranquilla, invece i terremoti sono molto, molto importanti, che abbiamo una pressione dello spostamento dell'Africa verso l'Italia che crea queste tensioni. E quando hanno incominciato a togliere il gas da sotto, naturalmente il gas ha una sua funzione di contenimento, di Certo. stabilizzazione del fondo del mare, ma anche della Val Padana. Questo porta a un gravissimo rischio a terremoti molto importanti. Per cui un conto è la politica e parlare a vanvera, un conto invece è stabilire dove si può effettivamente portare via. D'altro canto, in Egitto noi abbiamo vinto il bando e abbiamo quantità di Enorme, gas enormi, in mezzo al per cui Mediterraneo. se dobbiamo fare un disastro è meglio che lo No, facciamo è in in mezzo al Egitto. Mediterraneo, lì non c'è nessun disastro. Ma dopo sa, Cioè, voglio è dire, è a l'effetto centinaia di domino, chilometri dalla è costa, insomma. l'effetto domino. Sì, Sposto una pagliuzza qua e sempre succede gas un e comunque. disastro. E comunque è sempre gas. È meglio che mettiamo i pannelli solari e soprattutto le pale Certo. eoliche. Anche io sono stato in Puglia quest'estate, anche se il 50% delle pale eoliche non funziona, sono Sono ferme. inchiodate Ma e non quelle su terra funzionano. sono sbagliate, sono l'offshore che funziona. È sul mare che funziona l'eolico, per l'Italia intendo dire, esattamente come in Danimarca e in Scozia. È lì che Certo. c'è il vento forte. Va Certo. bene, bene, torneremo sulla questione energetica sicuramente, continueremo a seguire le vicende e gli sviluppi anche della crisi ucraina. Grazie a Michele Boato e grazie al professor Corrado Poli per essere stati con noi. Adesso un breve break pubblicitario, poi torniamo allora con la nostra rubrica del Memento. Come dicevamo in apertura, questa sera ci occupiamo di autonomia a 5 anni dal referendum del 22 ottobre 2017. A tra poco.